E la serata di questa sera si chiama ISA, che è un acronimo per Italiani Sovranisti Autarchici, ed è un partito, ma all'interno di questo partito noi abbiamo riambientato la storia del Decameron di Elisabetta da Messina. Prosegue l'estate leporanese, questa sera una rappresentazione teatrale, ISA del Decameron. È un classico, però un classico che viene rivisitato, per così dire, alla luce dei nostri giorni, dei nostri tempi. Poi scopriremo perché e in che modo. Intanto la parola al primo cittadino, il dottor Vincenzo Damiano, sindaco di Leporano. Una volontà, una scelta dell'amministrazione di puntare, per così dire, su un pezzo classico. È una rappresentazione teatrale che fa parte della storia. Sì, è un pezzo classico rivisitato in chiave moderna, quindi stasera questa compagnia, di cui abbiamo apprezzato il valore artistico nella rappresentazione precedente. Vediamo la compagnia Alibi. La compagnia Alibi, credo siano di Tricase, vero? Tricase, in provincia di Lecce. La volta scorsa abbiamo assistito veramente ad una commedia di altissimo spessore. E questa, La Locandiera. La Locandiera di Goldoni, e questa volta, questa sera c'è Isa Decameron, che però è la trasposizione in chiave moderna di una novella boccaccesca, e quindi questa sera assisteremo a questa novella laddove io sono il sindaco nella realtà, nella rappresentazione teatrale lei è il candidato sindaco di un paese, credo della Sicilia se non sbaglio. In realtà il paese è inventato. Il paese è inventato, è una candidata di estrema destra. Insomma, potrebbe anche essere attuale, visto quello che accade oggi. Quello che accade oggi e vedremo se riuscirà a essere eletta come sindaco, vedremo, ecco, non sveliamo nulla. Lei ce l'ha fatta. Io ce l'ho fatta. Poi. E spero che lei, anche se non sarà eletta, comunque dia ampio risalto a quelle che sono le sue capacità artistiche. Importante magari non trovarsela in consiglio comunale a dare fastidio. Mi farebbe piacere, se lei vuole candidarsi, magari la prossima volta la candideremo. Mio padre Gaetano si chiamava. Pomporo, 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 pomporo. Va a morire sotto candidatura. Pomporo, 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 pomporo. Aveva poco più di 40 anni. Pomporo, 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 pomporo. E io in quei giorni non pensavo a niente. E giusto giusto pensavo a seguire le regole della compostezza e del decoro. Pomporo, 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 pomporo. Nei giorni dopo poi ho pensato che io non avrei mai fatto politica. Figlia del sempre compianto camerata Gaetano Messina, fondatore dell'ISA Italiani Sovranisti Autarchici. Oh, per esempio questa cosa. Cosa? Noi non diciamo camerata, noi diciamo fratello. Sì, vabbè, noi fratelli all'interno dell'ISA ci chiamiamo fratelli, ma tutti gli altri nella destra si chiamano camerata o non si chiamano proprio. E comunque non ci dobbiamo formalizzare, abbiamo bisogno di allargare il consenso. Appunto. Appunto, sì, e quindi... E proprio questo è il punto. Oggi finiamo di chiamarci fratelli e ci chiamiamo camerati. Domani? Domani che facciamo? Ci chiamiamo onorevoli, deputati, ci mettiamo una cravatta, ci candidiamo per l'Europa e poi finiamo come quelli che non possono più nemmeno dire negro. Il nostro direttore artistico, una scelta su un classico però che, come dicevo, viene rivisitato alla luce di un mondo nuovo, quello di oggi. Quindi, come dire, un cercare di uniformarsi alle nuove esigenze. Esatto, e la contemporaneità di questa commedia è proprio che si ripetono sempre le stesse situazioni, ci sono poche cose importanti nella vita e sono la sopravvivenza, le dinamiche interpersonali, le conflittualità e in questo ancora cioè, la cosa bella che anche la differenza di genere, no? Quindi prende tutti questi aspetti che all'epoca sono stati, come dire, considerati e che tuttora ancora sono irrisolti. Buongiorno, fratello. Fratello Emanuele, buongiorno. Ciao, fratello. Oh, è successo qualcosa? No, no. No? E allora perché mi sembrava di sentirti gridare? Ma niente, si è atterrato. Scusa, fratello Enrico, lascia parlare lui.
C'era un motivo per cui stavi gridando? No, no, no. E allora perché fare una cosa che non ha motivo? Non so se avete letto i giornali stamattina. Sì, sì. Che cosa? Finalmente! È arrivato il momento che tutti aspettiamo. Quello in cui tutti si accorgono che c'è una destra giovane, forte, con regole, valori, concetti forti. Voi forse non ve li immaginate perché non c'eravate, ma io, che sono entrato qui dentro la prima volta che avevo 7 anni e che ci sono cresciuto, io che mi ricordo i primi discorsi del fratello Gaetano, quando questo era l'unico circolo in Italia, io so che significa adesso avere tutti i giornali che parlano dell'ISA. E non solo quelli locali, anche i giornali nazionali. Diciamo che c'è un minimo comune denominatore, un leitmotiv, che è l'andare controcorrente, perché all'epoca c'era ovviamente una differenza di lignaggio, di ceto sociale, motivo per cui Lorenzo viene ucciso. In questo caso c'è l'innamoramento per Lori e quindi anche qui si apre, ma ne parleremo con il regista, un'altra tematica, quella appunto delle coppie gay e quindi alla luce dei nuovi sviluppi circa unioni civili, circa, quindi diciamo una rivisitazione con temi che fanno parte di una pagina moderna. Eh sì, perché la realtà va capita, va vista, non ignorata. E quindi ma aggiornata. È sempre, continuamente aggiornata, sempre con le stesse tematiche. Antonio mi ha dato i soldi, ha detto solo il caffè. Avete già fatto colazione? Ah, io ho mangiato a casa, gli altri... Boh, non lo so, mi hanno detto solo il caffè. Guarda, facciamo così. Prendi questi e fai un caffè anche per me. A me però decaffeinato che sono già al quarto oggi. Li avete letti i giornali? Loro li hanno letti, che dicono? Contenti. Fascio blogger l'hai letto? Sì, sì. Hai visto? Pure sulla Gazzetta dell'Orgese ci hanno messo. Su fascio blogger hanno detto che Babattù era camerata. Ah, sì, vabbè... E che loro scrivono così, loro non è che dicono fratello, scrivono camerata per dirlo forte, uno di noi. A te hanno detto pure. Passiamo alla protagonista e allora Isa, parliamo di te e del tuo ruolo. Allora, il Isa... Sempre ruoli forti, dalla locandiera a Isa, è una protagonista con la P maiuscola. Grazie mille. Sì, Isa ha anche un personaggio abbastanza forte, ma soprattutto perché è un personaggio molto coraggioso, perché questa volta si prende, non si tira indietro davanti a una situazione un po' particolare, cioè non si tira indietro all'amore che Lorenza le offre, andando contro gli ideali del suo partito, insomma. Quindi si prende tutta la responsabilità delle future conseguenze, insomma, che poi vedremo. Ma chi se la sarebbe caricata come sindaco? Scusa, che vuol dire? Che come unico punto di forza ha quello di essere figlia di suo padre. Ma politicamente io sono la creatura di Gaetano Messina. Perché io sono cresciuto qui dentro. Isabella è simpatica, ha la mano, piace alla gente, si richiama i giornali, ma dobbiamo stare attenti a non esporla troppo, perché alla fin fine è un blef, una trovata pubblicitaria, una ragazza... Al prossimo pianerottolo svolta a destra, quindi svolta a destra, percorri l'ultima rampa di scale, la tua destinazione si troverà davanti a te. Isa? Che c'è? Ci conosciamo? No, dico, è Lisa? Sì, sono io. Chi? Cosa? Non riesco a leggere la targa alle sue spalle, mi domandavo se questa è la sede di ISA, italiani, sovranisti, autarchici. Sì, sì, è qui, e io sono Isabella. Isabella Messina? Sì, ma mi chiamano Isa. Io sono Lorenza Masoni. È per questo che non capivo, lei diceva Isa, pensavo ce l'avessi. Sì, ma a me mi chiamano Lori. No. Si chiederà perché sono qui? No. No? Mi scusi, una giornata un po' strana oggi. Ah, sì, immagino, certo. Può andare? Dove? Solo un attimo, dietro al pianerottolo. Ma perché, scusi? Ma un attimo solo, ho bisogno di stare un momento. Ma dove vado? Ma può andare un attimo là dietro? Mi serve un momento di silenzio. Ricalcolo percorso. Procedi in direzione sud. Ma le spiace, non posso stare! È partito in automatico!
E andiamo alla mente pensante, a questa mente che ha elaborato, ha partorito questa nuova realtà, una realtà, dicevo, una realtà che appunto si aggiorna ai nostri giorni. Siamo infatti con Walter Prete, che è appunto regista, drammaturgo, nonché attore. Allora, com'è nata questa idea di trasformare Lorenzo in Lori? Meglio, c'è, dicevo, il minimo comune denominatore, il leitmotiv, che è quello di andare controcorrente, un amore diverso che va appunto controcorrente nel passato, perché la famiglia di Lorenzo era di ceto diverso rispetto ad Isa. Qui invece Lorenzo diventa, nella commedia, nella rappresentazione riadattata, diventa Lori, una donna, e quindi l'amore tra due donne, Isa e Lori. Sì, in realtà non è solamente questo, volendo, no? L'unico comune denominatore. Innanzitutto, Isa è la prima puntata di una serie teatrale. Siamo soltanto al primo episodio, gli altri li stanno curando Pier Giorgio Martena e Gustavo D'Aversa, anche loro in scena questa sera. Quello che più ci interessa, ed ecco anche perché questo ponte con il Decameron, è il Decameron viene scritto nel periodo, è ambientato nel periodo della peste a Firenze, quindi in un periodo in cui la società si deve ricostituire. E questa ricostituzione della società non può che passare per una presa in causa, anche per una presa di coscienza di quelle che sono le istanze degli individui all'interno della società, che non possono più semplicemente basarsi sulle caste, sul ceto sociale, sulle regole della società. L'individuo richiede una nuova attenzione, ed ecco infatti perché questa incongruità tra un'istanza, che è quella amorosa, quindi in realtà la cosa più intima, e un partito politico. A noi non interessava che fosse di destra o di sinistra, semplicemente ci serviva un partito con un fortissimo radicamento in una zona molto precisa che escludesse in un certo senso anche alcune istanze, e qui invece si apre un dialogo. Questo ci interessa, che si apra una frattura per guardare all'interno di questo scorcio in cui si trova. Una provocazione. Esattamente, sì. Che altro dire? Andiamo in scena, Isa Decameron. Invece un partito che porta il tuo stesso nome. Sì, ci ho pensato anch'io. Ma non avresti mai voluto chiedere a tuo padre se questa omonimia tra te e il partito in qualche modo fosse voluta? Sì, ma boh, chissà. Isa, Isabella, tu sei un'italiana sovranista autarchica, ma in più sei anche bella. Se vabbè. Però non sei nata a Messina. Ah, no, Castelluccese tutta la vita. Vedi? Peccato.